che cerca di imporre il proprio pressing, anche se l'assenza di Junior si fa sentire specie nei collegamenti a metà campo. Al decimo Dore ribatte distinto una conclusione di Comi. Un minuto più tardi un atterramento in area di Pellegrini non viene ritenuto falloso e al dodicesimo ancora Dore ribatte a terra una conclusione di Zaccarelli. Al ventesimo clamorosa traversa di Kifty che era stato servito da un rimpallo su Comi e al ventiseiesimo il gol che decide l'incontro. Punizione dal limite per fallo su Montesano. Pani tocca per Maritozzi che infila Coparoni e segna così al Torino come già fece sempre al Sant'Elia in agosto in fase di qualificazione. Grandi emozioni nel finale del tempo, al 41esimo e 42esimo è ancora Dore a mettersi in evidenza, dapprima salvando di piede su Comi e quindi respingendo di pugno una gran legnata di Pileggi. Quasi allo scadere però il Cagliari va vicinissimo al raddoppio con Pellegrini, splendida gara la sua, che coglie la base del palo. Nella ripresa, dopo un gol giustamente annullato a Francini per una evidente posizione di fuorigioco, Radice chiama in campo Junior e il Torino assume il comando del gioco. Dal 13esimo al 22esimo Dore dapprima respinge un tiro di Zaccarelli da 30 metri, quindi para a terra una conclusione di Dossera e infine vede stamparsi sul palo un'altra legnata del capitano Granata. Al 25esimo l'occasione per il Cagliari con Pellegrini fermato inopportunamente dall'arbitro che non ravvisa l'opportunità di concedere il vantaggio. Poi nel finale due mischi in area cagliaritana, ma Dore si erge ancora protagonista e il Cagliari vince meritatamente. Gigi Radice è un amico, ma questa volta il Cagliari non gli ha riservato un risultato piacevole, perché il Toro avrebbe meritato, secondo me, un pareggio e invece ha perso. Sì, noi siamo rammaricati soprattutto perché è la seconda sconfitta consecutiva, che non dico che intaccherà il nostro spirito perché ci vuole altro, però ci mette nelle condizioni di nuovo di recuperare i valori più importanti, tra i quali c'è questa sicurezza che la squadra ha quando invece di perdere non perde. Gigi, a me la squadra è sembrata un po' slegata nel primo tempo quando mancava Junior, poi c'è stata una grande ripresa con Junior. Ma la ripresa c'è stata anche appena la stessa squadra si è ripresentata. Direi che noi abbiamo subito qualche azione nel primo tempo, poi questo gol con una punizione calciata benissimo, ma direi che la squadra non è che si è ripresa con la forza di tutti, non solo perché c'è stato questo cambio. Senti, Kifty, la sua traversa avrebbe cambiato la partita probabilmente. Ma sai, è chiaro che l'episodio del gol in questi momenti, in questo momento del calcio, soprattutto in queste manifestazioni dove il risultato diventa così importante, è determinante, è decisivo il fatto della squadra che va prima in vantaggio, sia tatticamente che anche poi negli sviluppi mentali dei giocatori. Hai visto come quando siamo andati in svantaggio noi, a parte che abbiamo fatto una reazione molto buona, pericolosa, rischiando pochissimo di prendere dei contropiedi, e poi sei legato così anche all'abilità del portiere avversario, che è stato veramente bravo, e poi il fatto che non sei riuscito a far gol. Ma senza dubbio il risultato conta, noi prendiamo atto, è un risultato che è ribaltabile nella gara di ritorno, solo che in questo momento, ecco, io vedo la cosa un pochettino per noi pesante, dal momento che si pensava così di riscattarci completamente. Nel gioco è avvenuto abbastanza, però nel risultato adesso bisognerà lavorare in questa direzione senza dubbio per preparare poi un ritorno al campionato come si deve. Bene, Gustavo Giannioni, la Coppa si addice al Cagliari, una vittoria stupenda che prepara nel migliore dei modi la prossima partita con il Messina. Ma intanto questa vittoria, Gustavo? Prepara per il Messina perché è certamente un impegno importantissimo sul piano morale, soprattutto perché il Messina certo giocherà diversamente dal Torino. Il Toro è abituato ad andare a cercare di vincere, a fare la propria partita, e questa ha permesso a noi di esprimerci anche nel migliore dei modi. Partita difficile dove il Torino, bisogna riconoscerlo, non ha neanche avuto fortuna, e questo bisogna considerarlo. Ha trovato ancora Dore che un paio di partite sta andando bene, quindi ha avuto anche colpito due legni, ecco, quindi in questo senso è stato molto fortunato, ma nulla toglie ai meriti del Cagliari e dei giocatori che hanno certamente fatto una grossa prestazione. Gustavo, hai fatto anche qualche recupero importante sul piano morale, quello di Davin per esempio. Beh, di Davin lo meritava, in un certo senso ero commosso anch'io, non vedevo l'ora anch'io di metterlo, anche se per pochi minuti, ma metterlo dentro perché è un ragazzo che merita e ha sofferto moltissimo. Senti, forse non è il momento, ma il portiere per domenica, ancora Dore? Ma guarda Giampaolo, io non regalo niente a nessuno, ognuno deve conquistarsi quello che ha,
quindi se Dore sta andando bene io non vedo perché Dore non debba continuare a giocare. Gustavo, il Toro forse non ha più il carattere del tuo vecchio Torino. No, il Toro c'ha carattere, come? Che qualcosa gli è girato verso il giusto, ha incontrato un Cagliari decisamente pronto a combattere, a giocare una partita. Il Toro, io voglio bene al Torino, questo non l'ho mai nascosto, non lo nasconderò mai. Anzi, io sono già da domenica, farò tifo per il Torino a Empoli, soprattutto anche in Coppa, dove penso e spero che il Torino dia grande soddisfazione a tutti i sostenitori del Toro.